sindaco, allora come si sente? Emozionato, orgoglioso? Beh, è un bel momento, emozionato, orgoglioso, contento per la città, per l'immagine che consegneremo al mondo, un lungomare splendido con i catamarani, insomma, una bella giornata, una sfida vinta, coesione istituzionale, cercheremo di fare ancora meglio per la tappa del maggio 2013. Tra l'altro questo è solo il primo evento di una serie di grandi eventi che riguarderanno la città di Napoli, quindi una grande occasione di rilancio. Ma in realtà abbiamo già avuto eventi, in realtà sono sempre, questo è un grande evento, chiamiamolo così, un po' come il forum e altri, però ogni giorno Napoli è piena di eventi, questa è l'ordinarietà, cominciata da lungomare, lungomare via Caracciolo Tonda Diaz, qualcuno pensa che dopo l'America's Cup si riaprirà le macchine, invece no. Sarà liberata per sempre, almeno inizialmente subito il tratto via Caracciolo Tonda Diaz. Poi lavoreremo su via Partenope insieme ai ristoratori, albergatori, cittadini, insomma vuol dire che sul lungomare più bello del mondo si va con i pattini, le biciclette, gli skateboard, insomma credo che qualcosa, già questo vale tutto. Solo un'ultima cosa, qualche mese fa disfattisti contro dipendenti dicevano che era impossibile l'America's Cup a Napoli, che non si poteva fare l'isola pedonale a via Caracciolo, ora invece tutte queste cose sono successe. Ma è grande prova di volontà politica, io non ho deciso di fare il sindaco per scaldare la poltrona, io lavoro 18-20 ore al giorno, posso fare errori, mi confronto con tutti, ma amo questa città e sapevo che ce l'avremmo fatta, stiamo qua.